Ciao ragazzi, qua ZV, quest'oggi ve l'avevo detto, ve l'avevo accennato su Instagram, infatti vi lascio il mio account Instagram, seguitemi perché nelle stories vi metto sempre gli spoiler dei video. Guardate che cosa ho preso, sto lavorando a questi ragazzi. Che cosa sono questi occhiali? Vi faccio vedere questa foto di Edgar Davids. Magari molti di voi non lo conosceranno perché Davids è stato un giocatore di un'altra generazione, è il giocatore a cui mi sono ispirato quando ho preso questi occhiali. Questi infatti sono degli occhiali per gli sport, in questo caso per il calcio. La montatura senza i vetri l'ho presa da Amazon e vi lascio il link in descrizione. Come potete vedere è una montatura molto elastica, molto leggera, che permette appunto di essere utilizzata in ambienti sportivi. Un occhiale normale durante una partita, ragazzi, la stanghetta si spezzerebbe subito e soprattutto volerebbero via. Invece così gli occhiali, capito, rimangono. Io posso fare colpi di testa, posso fare quello che vogliono, ma gli occhiali rimangono. La cosa bella però, ragazzi, è questa, ossia i vetri. Tra l'altro potete vedere che ci sono tre buchini. Adesso vi spiego tutto perché quest'ottico è stato veramente bravo. Per il prezzo di 80 euro ho portato la mia montatura, mi hanno costruito delle lenti graduate appunto per permettermi di vedere in campo, e tra l'altro questi buchini sono stati fatti con un mini trapano appositamente per farmi giocare a calcio. Voi direte perché ZV? Me li metto, vi faccio vedere. Praticamente ragazzi, allora io adesso devo dire che vedo tutto e infatti non vedo l'ora, perché io ho tra virgolette abbandonato il calcio anche per il motivo della miopia, perché ragazzi magari molti di voi utilizzeranno comunque le lentine a contatto, il mio occhio le respingeva e quindi ragazzi non potevo giocare. Invece grazie a questi occhiali posso finalmente tornare a giocare a calcio. Fatemi sapere nei commenti se mi vorreste di nuovo in qualche squadra. Comunque vi dicevo, questi buchini servono a non far appannare gli occhiali mentre appunto stiamo giocando, perché comunque quando si suda tendono ad appannarsi, mentre invece grazie a questi buchini possiamo dire di aver creato delle prese d'aria. In questo modo ragazzi non si appannano nemmeno. Con una cifra totale di nemmeno 100 euro, vi ricordo il link in descrizione, ho preso la montatura e sono andato dal mio ottico di fiducia a fare le lenti. Con quasi 100 euro posso finalmente tornare a giocare a calcio. Ma il vero motivo per cui ho comprato questi occhiali e per cui li voglio far vedere nei miei video è questo: voglio sensibilizzarli e renderli normali e magari pure fighi, perché no? Beh, magari mi devo tagliare i capelli. Sono stato anch'io un ragazzino e quando vedevo un ragazzo della squadra avversaria con questi occhiali faceva ridere anche me, era comunque una cosa diversa. Crescendo però ho capito che magari quel ragazzino non ci vedeva, ma voleva semplicemente giocare a calcio, voleva semplicemente non abbandonare lo sport che tanto amava. E l'unico modo che aveva era proprio mettere questi occhiali, che magari facevano ridere i suoi compagni. Crescendo si cambia la testa, si matura, e infatti sono qui per cercare di normalizzarli, sfruttando l'attenzione che ho grazie a questo canale YouTube. Grazie a voi sono sicuro che ragazzi ci riusciremo insieme, sono sicuro che potranno essere veramente degli abili compagni nei nostri video. Adesso non perdiamo altro tempo, voglio subito provarli in campo. Andiamo con qualche passaggio, qualche tiro in porta e soprattutto dopo mi vedrete come portiere. I miei amici ci sono, c'è anche il grande Sergei. Se resti con te con questi occhiali ti faccio più gol? Non lo so, lo scopriremo ora. Adesso vediamo raga, in teoria dovrei fare meglio perché ci vedo. Vediamo subito. Paratela di Sergei, ma raga, la volevo mettere lì e l'ho messa lì. Saranno gli occhiali? Non lo so, adesso vediamo. Allora, quando corro, devo essere sincero, un po' mi danno fastidio. Mi sembra di avere tipo una GoPro in testa. Non sono ancora abituato a vedere questa cosa nera. Un po' sfocati sotto con la coda dell'occhio, si vede. Però non dà tanti problemi. Io voglio ancora tirare, Fere. Ah! Vamos, vamos. Bello, no! Ragazzi, tre tiri di fila, due vicinissimi al 7. Anche il controllo palla, raga. Devo essere sincero, mi vedo questa cosa nera sotto. È perché non sono abituato, però anche quando controllo la palla si vede. Mamma mia, me ne entra uno adesso. Lì nel 7 che vale tutto il video. Lo sto cercando proprio lì, raga. Comunque, non so se si nota, il fatto che c'è la gomma a contatto con questo sole che fa caldissimo, sono pieno di goccioline di sudore. E però lo volevo mettere lì e l'ho messo. E stavolta l'ho messo. Stavolta volevo andare dall'altra parte. Saranno gli occhiali ad avermi fatto fare quel gol, eh? Cosa fa? Oh!
Guarda come stava scendendo. Raga, riesco a vedere, mi fa tipo da monitor. Mamma mia. Ragazzi, gli occhiali mi hanno permesso di colpire il pallone e ingannare il... No, scherzo, è tutto culo questo. Bella Pere! Girava perché l'ho presa proprio di potenza e con questo campo qui la fa andare un po' dove vuole. Oh Sere, questa qua pensavo di fartela girare. Non potete capire la bellezza finalmente di poter vedere la porta. Che tra l'altro io quando tiravo avevo gli occhiali quei normali. Con una mano, non so se ci facevate caso, controllavo sempre la stanghetta tutte le volte o me li tiravo su. Perché quando tiri c'è lo slancio e quindi gli occhiali normali volano. Invece così raga, libertà. La vedete la differenza? Che spettacolo finalmente. Sei arrivato, bravo Sere. I tiri secondo me sono andati molto meglio rispetto ai soliti. Qualche bel gol l'ho fatto. La volevo mettere sempre all'incrocio per farvi godere insieme a me. Non ce l'ho fatto solo una volta. Anche grazie a Sergei che ha fatto una gran parata all'inizio. Sere, adesso me la lanci. Stoppo e provo a vedere se gli occhiali mi danno fastidio appunto con stop, controllo di palla e tiro in corsa. Vediamo raga, perché appunto vedo sempre la cosa nera con la coda dell'occhio. Bello. Olè. Sere, però mi sottovaluti, falle ancora un po' più difficili. Li voglio proprio mettere alla prova. Bravo così, Sere. Fammele anche che le posso stoppare alte, così vediamo un po'. Sì, anche bella così. Sì. Bella, bravo. Assolutamente nessun problema. Anche la cosa nera sta pian piano svanendo, non la vedo più. Adesso Sere, come in una partita vera, io sono girato, rinvia e vediamo se riesco a girarmi in tempo e a prenderla. Mi è piaciuta. Allora ragazzi, tiro col piede debole un po' così insomma. Però il pallone l'abbiamo stoppato. Sono tutto sudato in questa parte qui, guarda, spero che si veda. Tutto qui ragazzi, sono bagnato fradicio. Ma adesso la parte più bella. Abbiamo visto questi occhiali come calciatore. Ma ora Sere, vado io in porta. Muovidissimo. Fammi vedere come staresti tu. No, io non li provo perché mi danno fastidio agli occhi. Giusto per... Ah, lui raga. Cioè, così sembra di vedere tipo in grand'angolo più da lontano. A me sembrava di aver la GoPro all'inizio. Mi dà veramente fastidio agli occhi. Mi ha destabilizzato solo tenerli. Eh beh, vicino. Sere, ci credo, sono per miopi. Adesso mi cambio, vado in porta, ti faccio vedere che era miopia. Va bene. Nuova forma, nuova posizione in campo. Portiere, ma adesso con gli occhiali. In porta sono sempre quello che sono. Però almeno adesso vedo arrivare i tiri. Prima non li vedevo nemmeno arrivare. Però Sere, voglio essere allenato meglio come portiere. Sono Sere. Oh, ancora, ancora, occhio. Come l'hai presa? Oh, l'importante è prenderla. Non passi. Non passi! Ma come voli, oh! Ma come volo! Adesso basta, devo fare gol, una bella saboncia l'ha tinto questa. Vieni, vieni! Non è gol! Adesso basta, devo segnare. Che gol! Gliela rimetto lì ancora. Oh! E questa? E questa? Quella di prima? E questa? E quella di prima? Anto, ma come volo, Sere? Miracolo. Ma come volo? Con la deviazione a mano di richiamo. Ci vedi alla fine il pallone? Ci vedo, Sere. Adesso puoi finalmente allenarmi come un vero portiere. Va bene, va benissimo. Facciamo degli esercizi in un prossimo video. No, adesso fammi ancora un paio di tiri che voglio stare in porta. Va bene, va bene. Beh, Anto. Oh, ma il gol di prima. Vediamo se fai ancora il miracolo, Anto. Ah, semplice questa. Oh, di pugno. Finalmente, grazie a questi occhiali, ci vedo. Fai di me
ciò che vuoi come portiere. Perché adesso finalmente puoi darmi le basi. Puoi insegnarmi a tuffarmi. Vuoi diventare un portiere vero e proprio? Voglio imparare a volare senza aver paura di cadere e farmi male. Adesso ci vedo finalmente, raga. Eh sì, perché certi palloni negli scorsi video che hai fatto come portiere neanche. Rimanevi fermo. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Ma io rimango così. Quella parata lì sotto la traversa. Quella la metto quella come ancora, devono rivederla mentre sì, noi stiamo parlando. Sì. Anche lì, cioè io non mi sono slanciato bene. Io vorrei volare come te. Volare come me, ce n'è solo uno che vola come me e sono io qua in persona. Sere, mi devi far capire come slanciarmi bene, perché io non mi lascio andare, ho ancora paura di tuffarmi. Non sono un portiere. Non lo diciamo adesso, faremo un video apposta, così tutte le persone che non fanno i portieri vogliono imparare ad esserlo come Anto in questo caso. Impareranno voglio dei trucchi del mestiere, un super diciamo. Allenamento. Raga, allora, vi tolgo tutto, ma per un solo motivo. Voglio dire, diciamo, le mie ultime opinioni su questi occhiali. Sono la svolta. Ragazzi, non abbandonate il calcio per miopia o problemi agli occhi. Chi riesce, usi le lentine a contatto. Altrimenti, ragazzi, questi occhiali qui sono da sdoganare. Non fate il mio stesso errore di lasciare il calcio perché non vedevate e poi vi venivano tutti i vari problemi di conseguenza. Io spero di mettermeli in più video possibili. Voglio fare diventare normalità. Non dovete più vergognarvi ad utilizzarli. E guai a voi se prendete in giro qualcuno con questi occhiali, raga. Vi veniamo maturità a prendere. Vi veniamo a prendere. Siate maturi. Detto ciò, io ringrazio Sergei. Ringrazio il Cassina che ci ospita sempre sul suo bellissimo campo. Ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, iscrivetevi. Ciao a tutti! Ciao ciao!